Ultima tappa della staffetta più golosa d'Italia, ovvero il November Pork. Siamo a Rocca Bianca, naturalmente nella bassa parmense, per questo ultimo weekend di novembre con l'immancabile cicciolata. Davide K, ci siamo, è la fine purtroppo, quindi una lacrimuccia ci sta, però direi che innanzitutto parliamo del bilancio di Rocca Bianca e della cicciolata. Sì, sicuramente anche Rocca Bianca, l'ultima tappa della 15ª edizione del November, sta avendo dei numeri buonissimi, se non è superato le aspettative, come le altre tre manifestazioni precedenti. Siamo contentissimi, sì, la lacrimuccia scende perché è stato veramente un mese impegnativo, ma di grande soddisfazione per tutta la bassa, per tutti i volontari che ringraziamo, non ci stanchiamo mai di ringraziare per il lavoro fatto, per gli organizzatori, per gli amministratori dei paesi. Un grande lavoro di sinergia e di un sistema sempre più rodato che funziona, direi, sempre meglio. Anche perché non è facile accogliere così tante persone. Facciamo un attimo, presto per il bilancio, ma un riepilogo di quello che è stata la 15ª edizione. 15ª edizione, un bilancio delle persone, delle affluenze, le vedremo fra un pochettino, comunque sicuramente sopra le 150.000 unità, questo si può già intuire dalle foto aeree e comunque da tutti gli accessi ai vari ristoranti che si sono succeduti in queste feste. È una soddisfazione immensa, ripeto, quindi una 15ª edizione che sarà preludio alla 16ª, che finisce veramente nei migliori dei modi e soprattutto col sole. Vogliamo parlare di Rocca Bianca, perché Rocca Bianca equivale alla cicciolata, cos'è? Rocca Bianca uguale cicciolata, uno dei salumi più poveri ma della bassa parmense, comunque della pianura padana, molto però difficile da fare, cioè ci vogliono veramente dei norcini bravissimi a fare una cicciolata buona già in dimensioni normali, figuratevi una cicciolata che andremo a vedere che è più di 3 quintali. Ultima tappa, a voi l'onere e l'onore di raccogliere un bilancio più che lusinghiero. Sì, devo dire che questa è la 15ª edizione del November Pork e come anche l'anno scorso abbiamo dei numeri molto importanti. Credo che questo sia il maggior riconoscimento dell'impegno e dello sforzo di questi anni sia da parte delle amministrazioni locali, degli imprenditori che su questa idea di Massimo Spigaroli hanno investito e di tutti i volontari che ci stanno veramente rendendo un servizio importante, perché stiamo dando a tantissimi cittadini che vengono a visitare i nostri territori un'offerta enogastronomica e la possibilità di vivere momenti spensierati con le famiglie. E tra l'altro, dopo tutta la pioggia dei giorni scorsi, c'è anche il sole a premiarvi. Sì, questo penso sia un bel segnale. Nonostante la paura e le apprensioni dei giorni scorsi, dove abbiamo visto anche eventi calamitosi, nei nostri territori sono vigilati chiaramente come richiede la legge, ma è tutto sotto controllo e la possibilità di accedere in queste belle giornate di sole viene garantita, come dicevo prima, dai nostri volontari, Protezione Civile e le forze dell'ordine presenti che garantiscono la regolarità dei flussi. Che cosa ci dice della cicciolata? Questa è la tappa dove noi produciamo questo prodotto, che è appunto viene rielaborato con gli scarti del maiale, con la polenta calda. È la dimostrazione che nel maiale non si butta mai nulla, anzi la bontà della carne del maiale che viene utilizzata dalla sua eccellenza, che è appunto il culatello, salami, cotechini, i preti, vescovi, tutto quello che possiamo viene fatto e offerto alla popolazione. Oggi avremo la maxi cicciolata con la polenta e crediamo sia un altro momento di festa importante, allietato come sempre da alcune attrazioni sia per i più piccoli che per i più grandi.
Il November Pork, a differenza di non tutte ma quasi tutte le iniziative, riesce a unire la tradizione con i giovani, sempre più giovani. Sì, diciamo che stiamo cercando di differenziare anche le serate proprio per cercare di prendere il maggior numero e tutte le età, quindi il maggior numero di persone. Partiamo con il venerdì con la serata giovani per poi spaziare il sabato sera proprio con i gruppi musicali che riescano a prendere le diverse fasce d'età. E com'è il bilancio di quest'anno per Rocca Bianca? Allora, guardando già il venerdì e considerando che è il terzo anno che partiamo con il venerdì, è in crescita. Anche il sabato, considerando la fila alle mie spalle, la gente che c'è oggi seduta, è una grande affluenza, quindi speriamo sempre meglio. Ci parli un po' della cicciolata, di cosa è fatta? La cicciolata è fatta con il grasso, il lardo del maiale e poi tutte le carni che sono della testa, cotte, mescolate, tagliate e quelle lì dopo mescolate vengono pressate e viene fuori cicciolata. E con cosa si mangia? Ah, uno la mangia così, fredda, la può scaldare con la polenta, con tutto. E una volta del maiale non si buttava niente. Ecco, ci hanno detto che era un po' il piatto povero, perché? Ma perché sono le carni povere, erano le carni che non servono a fare il salame, fare il cotechino, tutte quelle cose lì, le carni. Poi del maiale, allora quando ero ragazzo io non si buttava nemmeno le ossa, perché si vendevano, c'erano quelli che le compravano e i peli li raccoglievano per fare i pennelli, vado indietro. Senta, lei il November Pork da quanto tempo lo segue? Da sempre qua. Ci racconti un po', che secondo lei che iniziativa è? Ma io per mio conto, e lui lo può dire, tutti gli anni aumenta come espositori, come gente e come noi pensionati che lavoriamo, perché devo dirlo, il merito anche dei volontari, E siamo giunti al termine, purtroppo, di questa 15ª edizione targata 2016, come sempre a Rocca Bianca per il November Pork. È un arrivederci al prossimo anno. Naturalmente siamo ancora con Davide Cappa. Diciamo qualcosa già in anticipo, pensiamo un anno prima per il prossimo anno. Un anno prima, 16ª edizione, magari chi lo sa, allungheremo ancora o ci rivolgeremo anche a qualche gemellaggio estero, vediamo, insomma, magari arriviamo a fare un gemellaggio anche con delle manifestazioni del gusto importanti anche in giro per l'Europa. Comunque, se deve andare male, che vada sempre così. Un ringraziamento speciale anche a Telecolor, che è la nostra TV ufficiale. Oggi vorremmo investirti della qualifica di cronista ufficiale. Ti diamo la maglietta ufficiale del November, del 15º anno, così entri ufficialmente a far parte del nostro staff. È la mia? Esatto, è la tua, insieme a tutto lo staff di Telecolor. Un grande ringraziamento. Io lo ringrazio a nome di Telecolor, Davide Cappa, e tutto questo bellissimo territorio che è la Bassa Parmense, che è davvero campione di accoglienza, di bontà e di valori straordinari. Grazie, da November Pork, naturalmente è solo un arrivederci alla prossima edizione. Grazie Davide. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi.